Buongiorno a tutti, oggi parleremo di sistema muscolare. Ricordo la parola sistema legata al fatto che è costituito da un solo tipo di tessuto, mentre l'apparato comprende più tessuti. Il sistema muscolare è costituito dall'insieme dei muscoli che permettono al corpo di muoversi e di mantenere l'equilibrio nelle diverse posizioni. Nel corpo umano in particolare ci sono all'incirca 650 muscoli, tutti costituiti da un tessuto formato a sua volta da fibre che sono in grado di contrarsi, cioè accorciarsi, ed allungarsi, cioè distendersi. Ma iniziamo con ordine, vedendo come vengono classificati i muscoli a seconda del tipo di tessuto muscolare da cui sono formati. Tre i diversi gruppi. Prima di tutto si parla di tessuto muscolare liscio, detto anche involontario, perché lavorano indipendentemente dalla nostra volontà. Per esempio, i muscoli dello stomaco si contraggono indipendentemente dal fatto che noi decidiamo o no di farli contrarre. I muscoli invece striati sono chiamati così perché, visti al microscopio, hanno proprio delle righe, delle striature. Sono anche detti volontari perché sono quelli che controllano, e quindi si contraggono, controllati dalla nostra volontà. Qui è messo in evidenza, ad esempio, il muscolo che determina la flessione delle ossa del braccio e dell'avambraccio. Infine c'è il terzo tipo di tessuto, un tessuto muscolare striato ma involontario, ed è il muscolo cardiaco, quello cioè che forma il cuore ed è anche detto miocardio. Ed ecco qui un bello schema che ci permette di capire come il sistema muscolare sia composto, oltre che dai muscoli, anche dai tendini, la cui funzione è proprio quella di collegare i muscoli alle ossa. E come vedete qui viene riassunto il fatto che i muscoli possano essere volontari o involontari. E poi si vedono bene le funzioni del sistema muscolare, che sono quelle di proteggere il corpo e sostenere lo scheletro, dare una forma al corpo, mantenere l'equilibrio e permettere il movimento, appunto, grazie alla capacità di contrarsi e di distendersi. Ora andiamo a vedere bene come è fatto un muscolo guardandolo al microscopio. Per fare questo ci aiutiamo con questo bel disegno dove è evidenziato un osso, il collegamento tra l'osso e il muscolo mediante un tendine, dopodiché vediamo la struttura, cioè tutto il muscolo è ricoperto dall'epimisio. All'interno vi è invece il perimisio che distingue, separa un fascicolo dall'altro. Quindi c'è tutto il muscolo formato da tanti fascicoli. All'interno dei diversi fascicoli sono presenti delle fibre muscolari e poi tutto quanto viene irrorato da sangue. Ogni fibra muscolare poi è avvolto dall'endomisio, quindi l'epimisio avvolge tutta la struttura del muscolo, il perimisio avvolge i vari fascicoli, all'interno dei fascicoli ogni fibra è avvolta dall'endomisio, ma andiamo ancora più nei particolari. Ogni fibra muscolare o miofibrilla è costituita da due particolari tipi di proteine contrattili, che
che sono l'actina e la miosina. Queste due particolari proteine sovrascorrono l'una sull'altra nel momento in cui il muscolo si contrae, mentre si allontanano l'una dall'altra nel momento in cui il muscolo deve distendersi. Nel momento in cui una persona muore, actina e miosina rimangono agganciate, non riescono più a compiere questo movimento di scorrimento uno nei confronti dell'altro, per cui nel giro di poco tempo sopraggiunge il cosiddetto rigore, ossia rigidità della morte. Ed ecco un disegno che mette in evidenza il concetto che vi ho appena spiegato. Cioè, durante la distensione, vedete che le molecole di miosina si allontanano tra di loro, per cui il muscolo si distende. Al contrario, nella contrazione, le molecole di miosina sovrascorrono sopra l'attina e il muscolo si accorcia. Naturalmente, per fare tutto questo, il muscolo ha necessità di energia. Energia che arriva dalla nostra alimentazione, in particolar modo dagli zuccheri, dal glucosio, che fornisce energia sotto forma di una molecola speciale che è l'ATP, che viene bruciata a livello di muscoli per poter compiere il proprio lavoro, la propria contrazione e la distensione. Per oggi è tutto, vi do appuntamento per la prossima lezione. Sempre a proposito di muscoli, per conoscere alcuni termini, quali muscoli antagonisti, e poi soprattutto conoscere il nome di alcuni muscoli che nella vita di una persona è bene conoscere. Grazie per l'attenzione, a prestissimo.